Prima di iniziare volevo dire proprio un minuto una cosa rispetto agli interventi che ho ascoltato, che sono stati molto stimolanti. Insomma, volevo così ricordare che la cosiddetta strategia dell'attenzione, come appunto sappiamo, aveva due diversi livelli di intervento. Diciamo un intervento massimo, il massimalista, e un intervento minimo o minimalista. E spesso per raggiungere delle cose minime bisogna passare dalle cose massime, bisogna sparare alto per poi prendere il fagiano. Allora, quello massimo e massimalista lo conosciamo, no? Creare le condizioni mettendo delle bombe, forzando la mano, non trasformando Piazza Fontana nel 23esimo attentato a bassa intensità, forzare la mano, ordine nuovo, un attentato, il primo con morti. Probabilmente perché coloro i quali mettono la bomba con morti hanno iniziato a capire che sono anche dentro un processo di strumentalizzazione, che vogliono punire. E l'obiettivo era fare come in Grecia, un colpo di Stato militare, revanchismi saloini, mussoliniani, neofascisti e anche un po' nazisti. E questa è una. Poi c'era un obiettivo minimo che era collegato a quella strategia della tensione a bassa intensità e che passava attraverso un utilizzo consapevole della manovalanza ordinovista Freda e Ventura, 19, 20, 21, 22 attentati con feriti, con vetri che esplodono, con una tensione che si diffonde e cresce nel paese. C'è come il tentativo di tenere la temperatura alta dell'acqua, raggiungere un punto di ebollizione, ma naturalmente non superarlo quel punto di ebollizione. Dentro questa strategia che chiamiamo minimalista c'erano due o tre cose, tutte politiche. C'era lo scioglimento anticipato delle Camere. C'era una polemica molto forte, non tanto e non solo nei riguardi dei comunisti, ma guardate, nei riguardi dei socialisti e dell'esperimento di centrosinistra che voleva continuare. Quindi colpire i socialisti, creare un nuovo equilibrio in senso centrista, moderato, che chiudesse con quella stagione, la stagione del centro-sinistra, dell'apertura a sinistra, che desse un segnale chiaro e forte ai cosiddetti sacerdoti della strategia dell'attenzione. Giugno 69, Moro, ascoltiamo, interloquiamo, dobbiamo comprendere il PC e il suo sforzo. Scioglimento anticipato delle Camere, un governo moderato, centrista, magari in settori più accesi di questo piano B anche un tipo di svolta istituzionale e costituzionale di carattere presidenzialista che puntasse a svuotare il Parlamento, non a chiuderlo, a svuotarlo, a renderlo un orpello rappresentativo. Bene. Allora, dico questo perché non sono così d'accordo con l'esaltazione di una presunta vittoria e di una presunta sconfitta dei cosiddetti strateghi della strategia della tensione, qui sto citando Moro nel suo memoriale. Certamente il piano A, quello massimalista, è fallito ed è stato sconfitto, però tra il 12 dicembre del 69 e il marzo del 1972, quindi non sono 100 anni, sono una
un medio piccolo periodo della vita politica italiana, avvengono puntualmente e scientificamente tre cose. La prima, Luigi Gui, ministro della difesa, colui il quale aveva capito da subito, in quanto ministro della difesa e quindi responsabile politico degli apparati dei servizi militari segreti, che lì c'era una mano neofascista e che quella pista rossa e anarchica che veniva spinta fortemente non solo dagli apparati ma dal mondo della comunicazione, da un intero sistema, quella era una balla. E Luigi Gui, molto legato a Moro, informa Moro di ciò. Bene, nei conciliaboli che seguiranno tra il 12 dicembre del 69 e il nuovo governo Rumor del marzo del 70, una richiesta viene fatta dal Presidente della Repubblica Saragat, che è colui il quale, come sapete, nella Costituzione italiana firma e nomina i ministri. Luigi Gui, via. E al suo posto sarebbe più opportuno che ci fosse Mario Tanassi, socialdemocratico. Marzo di 1970, Luigi Gui via, Mario Tanassi, socialdemocratico, è il nuovo ministro della difesa. E quindi responsabile, dal punto di vista politico, di quel SID che naturalmente rappresentava un problema, di cui sia Gui sia Saragat erano assolutamente consapevoli, però stavano dando o volevano dare soluzioni differenti. Punto secondo. Ma in quella legislatura, per la prima volta nella storia repubblicana, non subito, cioè non nel 70, ma nel 72, si assisterà al primo scioglimento anticipato della Camera dei Deputati. E registro che nel 72 avremo il primo governo di centrodestra della storia italiana, Andreotti Malagodi. E Andreotti, in questo passaggio, che è un passaggio che va letto tra il 69 e il 72, per la prima volta riesce a ottenere la presidenza del Consiglio. E guardate che Andreotti ci arriva tardi alla presidenza del Consiglio, perché Andreotti inizia una corsa con Fanfani e Moro dal 45. Quando Andreotti per la prima volta nel 72 diventa presidente del Consiglio, Moro e Fanfani hanno già fatto tutto quello che si poteva fare in Italia. Erano stati più volte presidente del Consiglio, papabili alla presidenza della Repubblica. Aggiungo, ma questo non c'entra con quanto voglio dire, che Andreotti riesce a diventare Presidente del Consiglio quando sottrae a Fanfani e ai fanfaniani siciliani pacchetti di voti, controllo di clientele, in ampissimo odor di mafia, e insomma unisce alla corrente primavera, che era una roba sciociara tra Frosinone e il Viterbese, con importanti addentellati a Roma evidentemente, in settori della Curia Romana, ma era una cosa provinciale, unisce il granaio siciliano. Dall'incontro tra il granaio siciliano e la tradizionale bacino di influenze e di insistenza di Andreotti nel Lazio scaturisce la sua candidatura a Presidente del Consiglio. Tutto questo, e ora poi dirò quello che volevo dire rispetto alla vicenda Moro, mi sembra di poter dire che non è poi così vero, fermo restando la straordinaria resistenza popolare, delle manifestazioni dell'Italia del 12 dicembre, viva l'Italia che resiste, delle manifestazioni di massa, non è poi così vero che la strategia di bassa intensità, della cosiddetta strategia della tensione, che poi per me era da sempre ed è stato da sempre il principale obiettivo del disegno, perché tante volte in politica tu ti servi dell'estremista per ottenere dei fini
di moderazione centrista. Guardate quello che fece in Spagna con Tejero Juan Carlos nell'81. Cioè, ti servono anche, tu fingi di appoggiare il golpe. Vi ricordo semplicemente un dato, cioè l'attendente di campo di Juan Carlos è stato, diciamo, era intraneo al progetto golpista. Il militare scelto da Juan Carlos, è molto difficile pensare che Juan Carlos fosse all'oscuro del golpe Tejero. Finge e dissimula il sostegno al golpe per contare che sono gli oltranzisti franchisti ancora presenti dentro i corpi armati e tagliargli la testa. Tejero entra con la sua pistola in Parlamento e credo che stia ancora in galera. No, questo per dire, ma poi potremmo parlare del Duca d'Olivares, sempre per stare in Spagna nel 600, cioè è un modo con cui, ecco, si fa la lotta politica. No, certo, non si dovrebbe. Non sto parlando di repubbliche ideali, non si dovrebbe. Ma non ci sono bambini qui, no? Va bene. Quella è perduta, ma da prima del 69. Io mi limito qui a affrontare, perché questo mi è stato chiesto, il tema di come nel memoriale dalla prigionia di Aldo Moro viene affrontato il tema di Piazza Fontana e della strategia della tensione. Allora, nelle pagine del memoriale Aldo Moro è stato rievocato, mi sembra, da Umberto Gentiloni questa mattina, pronunciò un giudizio netto sugli anni che vanno dal 69 al 74, che appunto compendiò nell'utilizzo della categoria di strategia della tensione. Secondo lui, scrive Moro in questi interrogatori che subisce dai suoi sequestratori, secondo lui quel tempo, scrive, fu un periodo di autentica ed alta pericolosità, con il rischio di una deviazione costituzionale che la vigilanza delle masse popolari fortunatamente non permise. Mi sta rispondendo. Il prigioniero, pur non esplicitandosi in fondo i suoi convincimenti, forniva una visione sufficientemente chiara della strategia della tensione. Essa era stata impostata da servizi stranieri occidentali con propaggini operative in due paesi fascisti come la Grecia e la Spagna, e si era avvalsa del contributo dei servizi italiani, dice Moro, con il ruolo preminente del SID e quello pur esistente delle forze di polizia. L'obiettivo era quello di compiere una serie di attentati attribuendoli alla sinistra per creare un'obiettiva destabilizzazione nel paese attraverso una serie di oculati depistaggi. Rispetto al tentativo De Lorenzo Segni dell'estate 1964, diceva Moro che quel programma di destabilizzazione era fallito e non era riuscito a minare la democrazia italiana, scriveva, come sarebbe stato nelle sue intenzioni. Attenzione che Moro diceva queste cose nel momento in cui era prigioniero delle Brigate Rosse. Aggiungeva, la cosiddetta strategia della tensione ebbe la finalità, anche se fortunatamente non conseguì il suo obiettivo, di rimettere l'Italia nei binari della normalità dopo le vicende del 68 e il cosiddetto autunno caldo. L'originalità di questa interpretazione, datata 1978 in condizioni estreme, consiste nell'avere fornito una lettura unitaria di quanto era avvenuto nel paese dalla crisi del governo Tambroni del 60 sino alla strage di Piazza Fontana di 9 anni dopo. Alla base di questa scelta, cioè di questa unitarietà di lettura, vi era la convinzione, più volte espressa da Moro anche prima del rapimento,
che in Italia la destra politica e sociale avevano una capacità di condizionamento dei vertici dello Stato civili e militari e una forza di massa ben superiore alla sua espressione elettorale, storicamente coagulatasi in Parlamento intorno al Movimento Sociale Italiano. Già in un'intervista del 1973, sul Tempo Settimanale, Moro aveva scritto o aveva risposto che c'era in Italia una vera destra sempre pericolosa per la sua carica reazionaria, per la minaccia che reca inevitabilmente all'ordine democratico. Il suo peso è di gran lunga maggiore di quello che risulta dalla consistenza dello schieramento politico e parlamentare che ad essa si richiama. Non si tratta, dice il mite Moro, di dichiarazioni, ma di dati politici di fondo. Del resto, il prigioniero nel 78 conosceva bene quella composita area politica, economica, è importante questo, e sociale, perché nel corso degli anni 60 essa si era organizzata con alterne fortune per provare a condizionare la spinta riformatrice dei governi di centrosinistra da lui presieduti, intorno, vi ricorderete, anche al tema della nazionalizzazione dell'energia elettrica. L'obiettivo era quello di determinare una svolta nel sistema politico istituzionale del Paese in una direzione opposta al senso di marcia che Moro aveva intrapreso nel corso della quarta legislatura insieme con il Partito Socialista e il sostegno del segretario Pietro Nenni, il quale aveva assunto in quel passaggio l'impegnativa carica di vicepresidente del Consiglio. A parere di Moro, i servizi segreti italiani non commisero occasionali deviazioni, bensì, scrive, una sistematica opera destabilizzante allo scopo di bloccare certi sviluppi politici che si erano fatti evidenti a partire dall'autunno caldo e di ricondurre le cose attraverso il morso della paura a una gestione moderata del potere. Egli alluse alla presenza di strateghi della tensione, senza che però ne fornisse un ritratto univoco. Però indica una pista di analisi politica. Cari miei interlocutori, mettete da parte il tema del colpo di Stato militare che fa ritornare il fascismo in Italia. Il dato politico di fondo era utilizzare il morso della paura per arrivare a una gestione moderata del potere. Sulla strage di Piazza della Loggia diede conto nei suoi interrogatori di una voce che si era diffusa in ambienti giudiziari bresciani, vale a dire di connivenze e indulgenze di parte democristiana e in particolare un'asserita ispirazione da parte dell'onorevole Fanfani, per poi precisare che l'ipotesi gli era sembrata da subito incredibile che Fanfani potesse essere dietro la strage di Piazza della Loggia. Tuttavia, in altri luoghi, a proposito della DC, formulava un giudizio tortuoso ma sostanzialmente duro, e la DC era il suo partito. Bisogna dire che, anche se con chiaroscuri non ben definiti, mancò alla DC di allora e ai suoi uomini più responsabili, sia sul piano politico sia sul piano amministrativo, un atteggiamento talmente lontano da connivenze e tolleranze da mettere il partito al di sopra di ogni sospetto. Questo è un saggio, diciamo, del lessico tortuoso moroteo,
ma la sostanza è che a suo parere il suo partito non può essere messo al di sopra di ogni sospetto rispetto al tema delle stragi avvenute tra il 69 e il 74 in Italia. E più avanti, se vi furono settori del partito immuni da ogni accusa, esempio onorevole Salvi, l'onorevole Salvi era un deputato bresciano moroteo, vi furono però settori, ambienti, organi che non si collocarono di fronte a questo fenomeno con la necessaria limpidezza e fermezza. E quella commistione, di cui dianzi dicevo, della DC, per la quale, perseguendo una politica di egemonia politica, non è talvolta abbastanza attenta a selezionare e a rischiare di inquinare con pericolose intrusioni quelle masse popolari di ispirazione cattolica, le quali debbono essere preservate da inquinamenti totalitari ed essere strumento efficace di democrazia. Questa considerazione, concludeva Moro, è di particolare attualità e valore nel 1978 per mettere fuori discussione l'antifascismo della DC in qualsiasi contingenza politica. Tra gli imputati eccellenti, pur senza rivolgergli specifiche accuse, almeno nella parte di memoriale che è giunta a noi, come sapete forse non in originale, ma o in formato dattiloscritto, cioè di un testo battuto a macchina, oppure in fotocopia di manoscritto, comunque, in base a ciò che abbiamo, tra gli imputati eccellenti, Moro puntava il suo sguardo su Giulio Andreotti, del quale precisava che, cito, aveva mantenuto non pochi legami militari e diplomatici con gli americani dal tempo in cui aveva lungamente gestito il Ministero della Difesa entro il 68. Il solo uomo politico, a proposito del quale il prigioniero stabiliva un nesso esplicito tra la sua azione di governo e un rapporto privilegiato con la CIA, tanto che, scriveva, poté essere informato di rapporti confidenziali fatti dagli organi italiani a quelli americani. Moro affermava che Andreotti, cito, si muoveva molto agevolmente nei rapporti con i colleghi della CIA, oltre che sul terreno diplomatico, tanto che poté essere informato, ribadisce, di rapporti confidenziali fatti dagli organi italiani a quelli americani. Questa considerazione era formulata in coincidenza del passo in cui Moro sottolineava che il presidente del Consiglio di allora, del 78, Andreotti, aveva diretto più a lungo di chiunque altro i servizi segreti, sia dalla difesa, sia poi dalla presidenza del Consiglio con i liberali, quindi nel 1972, e commentava la decisione di Andreotti nel 1974 di rivelare alla stampa che il giornalista neofascista e neonazista Guido Giannettini, che era stato incriminato nel 73 per la strage di Pazzia Fontana e sfiltrato in Francia e in Spagna, condannato all'ergastolo nel 79, poi assolto in Cassazione nell'82, bene, aveva rivelato Andreotti che era in realtà un agente del SID, infiltrato nell'organizzazione eversiva di estrema destra Ordine Nuovo. Il prigioniero ripeteva per ben 11 volte, dico 11 volte, il nome dell'agente del SID Guido Giannettini, soffermandosi sulla vicenda del 74, quella dell'intervista di Andreotti, e come a voler alludere a una pregressa consapevolezza del collega di partito. Infatti lui scrive: un primo atto liberatorio fatto dall'onorevole Andreotti di ogni inquinamento del SID
di una probabile risposta a qualche cosa di precedente, di un elemento e di un intreccio certo più complicato. Moro vuol far capire, con un linguaggio criptico, guardate che l'intervista di Andreotti del 74 dove brucia Giannettini ha un pregresso, e ha un progresso che fonda sul ruolo di Andreotti come ministro della difesa dalla seconda metà degli anni 60 in poi. Altrove su questo argomento Moro aveva specificato, cito, che tutto in Europa in campo militare, tutto è a guida americana, mentre può immaginarsi una certa presenza tedesca quasi per delega nel settore dei servizi segreti e, ferma restando la responsabilità logistica di Spagna e di Grecia, dice Moro, ci si può domandare se gli appoggi venivano solo da quella parte o se altri servizi segreti del mondo occidentale vi fossero comunque implicati. La tecnica di lavoro di queste centrali, le centrali dei servizi segreti, rende molto difficile, anche a chi fosse abbastanza dentro alle cose, di avere prova di certe connivenze. Infine Moro ricordava il discorso che l'allora segretario della DC, Arnaldo Forlani, aveva tenuto alla Spezia il 5 novembre 1972. E cioè, dice Moro, ricordo a memoria che non si poteva escludere l'ipotesi di interferenze esterne. Alla polemica che ne seguì, l'onorevole Forlani, guardandosi bene dallo smentire, dette un'interpretazione leggermente riduttiva, ma da uomo franco qual era, mantenne in piedi, anche pungolato da altri partiti, questa ipotesi. Ricordo che vi furono insistenti richieste di chiarimento da parte comunista. Ricordo, l'ha fatto prima Dondi di me, che nell'immediatezza dell'intervento di Forlani alla Spezia, polemica politica si accese, quell'intervento fu interpretato come un calcio nei denti, che Forlani, cioè un pezzo del corpaccione democristiano, Forlani dava ad Andreotti. Non è una lettura questa ex post. Nella polemica giornalistica e politica di quei mesi, di quell'intervento di Forlani, che lui, bontà sua, Moro, ricordo a memoria, aveva avuto questa lettura. A proposito, in effetti, scusatemi, in quell'occasione Forlani aveva svolto un importante intervento in cui per la prima volta, all'indomani della bomba di Peteano, per la quale sarebbe stato condannato come reo confesso il neofascista Vincenzo Vinciguerra, ecco, un esponente della maggioranza, un esponente della DC, aveva stabilito un nesso esplicito tra la strategia della tensione, tra le bombe e la destra neofascista. A proposito dell'episodio più grave, la strage di Piazza Fontana, Moro assolveva pienamente il suo partito e gli eventuali coinvolgimenti erano rubricati a casi di omissione per incapacità e non perspicace valutazione delle cose, mentre riteneva più fondato, cito, fare riferimento ad alcuni settori del servizio di sicurezza, ovviamente collegati con l'estero, scrive, come incoraggia a credere qualche risultato delle indagini di Piazza Fontana nel processo di Catanzaro. Piuttosto, le relazioni andavano trovate tra i servizi italiani, di cui si notava, cito, in quell'epoca una certa polarizzazione a destra, e il movimento sociale, come mostrava la presenza di numerosi membri del SID, scriveva, eletti in Parlamento
grazie a quel partito e rapporti privilegiati di alcuni suoi deputati con il servizio segreto militare, come ad esempio, scrive Moro, Giulio Caradonna. Moro chiariva di essere stato raggiunto dalla notizia della strage mentre si trovava a Parigi e di aver avuto subito la certezza, ripeto, verosimilmente da Gui, di aver avuto subito la certezza che la pista da indagare fosse nera, funzionale ad aprire una svolta politica di carattere reazionario. Al contrario, la polizia, ampi settori dell'opinione pubblica opportunamente indirizzati, alcuni influenti esponenti della DC imboccarono la pista anarchica, consapevolmente o no, aderendo al meccanismo propagandistico della strategia della tensione. Avvertito telefonicamente dal funzionario della Camera Tullio Ancora, a sua volta informato dall'apparato di sicurezza del PC, Tullio Ancora era un alto funzionario della Camera che aveva svolto e svolgerà negli anni una funzione di collegamento istituzionale con il gruppo parlamentare del Partito Comunista Italiano e con un rapporto diretto anche con Berlinguer. A sua volta quindi Tullio Ancora, informato dall'apparato di sicurezza del PC, Moro cambiò il suo percorso di rientro a Roma, scriveva nel memoriale, per ragioni di sicurezza e si impegnò nel risolvere la grave crisi avendo come riferimento politico, scrive, il segretario generale della Presidenza della Repubblica, Nicola Picella. Sulla scorta di quanto suggerito recentemente dalle ricerche di Alessandro Giacone, ritengo che sia possibile sciogliere un piccolo enigma che ha a lungo interrogato gli studiosi. Moro, nel suo memoriale, scriveva di essere stato avvertito della strage proprio sul finire della seduta mattutina del Consiglio d'Europa alla quale partecipava. All'apparenza un'inspiegabile incongruenza temporale dal momento che l'attentato era avvenuto nel pomeriggio del 12 dicembre. Questo dato di fatto ha autorizzato alcuni ad avanzare il convincimento che Moro potesse essere stato avvertito della strage prima che essa avvenisse realmente e che nel memoriale, con questa indicazione, con questa sfasatura di ordine cronologico, avesse voluto lasciare traccia di questo inquietante dato. Ecco, sulla scorta di una riflessione recente di Alessandro Giacone, un'intuizione anche di Alessandro Giacone, direi che non è così. Perché? Perché Moro quel giorno aveva diretto la seduta antimeridiana, nel corso della quale era stato discusso un ordine del giorno legato alla violazione dei diritti umani in Grecia. I rappresentanti ellenici avevano ritirato polemicamente la loro delegazione alla fine di quella mattinata e dunque non vi fu una nuova seduta pomeridiana con una nuova convocazione, ma rimase aperta per tutto il giorno quella antimeridiana che aveva aperto Moro a Parigi. E infatti Moro scrive sul finire della seduta mattutina. E quindi nel tardo pomeriggio di quel giorno, quando la seduta antimeridiana era ancora aperta perché non era stata riconvocata quella pomeridiana a causa della reazione ellenica, sul finire di quel giorno l'uomo politico venne raggiunto dalla notizia della strage. In conclusione, desidero sottolineare che la ricostruzione di Moro nel memoriale della cosiddetta strategia della tensione mostra come fosse continuamente esistita per tutti gli anni Sessanta un'alternativa secca tra l'uscita dalla crisi in senso autoritario e la necessità di un compromesso politico, non del tema di un'alternativa, o svolta autoritaria o compromesso politico. Era però la minaccia affondare l'accordo e la necessità di quel compromesso
che veniva così svuotato del valore autenticamente progressivo delle sue premesse e dava vita o avrebbe dato vita a un riformismo senza riforme sempre più sterile. L'azione eversiva avrebbe colpito negli anni 60 a destra e da destra con le minacce di golpe e la strategia della tensione, riuscendo a ottenere l'addomesticamento progressivo dei socialisti di Nenni, mentre poi negli anni 70 si sarebbe simmetricamente ripetuta, questa volta da sinistra, con l'azione sempre più incisiva del Partito Armato e la contemporanea inclusione dei comunisti di Enrico Berlinguer nel ruolo di Nenni che era stato nella maggioranza di governo. Anche in questo caso con un accordo a ribasso, certamente, stipulato in nome dell'emergenza, come sempre, fino al giorno, quel 16 marzo del 1978, quel giorno in cui Moro è da quel giorno che incomincia a scrivere questo suo testamento, in cui il demiurgo Moro, demiurgo di questa doppia strategia, quella degli anni 60 con i socialisti di Nenni e degli anni 70 con i comunisti di Berlinguer, il demiurgo Moro divenne il protagonista assoluto della propria tragedia. E è interessante che questa tragedia, come altre volte nella storia italiana è avvenuto, ha la capacità, la forza di trasformarsi, io credo, in una autobiografia della nostra nazione. Grazie. Grazie mille a Miguel Gotor e soprattutto anche agli altri relatori, cosa che non ho detto, perché questi temi così complessi, sintetizzarli in pochi minuti di tempo è assolutamente complicato. C'è una domanda. Professor Gotor, volevo chiederle, di tutte le cose che disse Aldo Moro ai brigatisti relativi alla strategia della tensione, che cos'è che non si sapeva già o che non stava venendo fuori col processo di Catanzaro? E che cos'è che Moro avrebbe potuto dire di novità che non ha detto? Grazie. Quello che avrebbe potuto dire non lo so. Il fatto che esplicitasse il rapporto, ad esempio, tra Andreotti e la CIA era significativo, perché un conto è che questo avvenisse, diciamo, nel mare magnum della controinformazione o della polemica o anche della lettura delle pagine Corriere della Sera. Altro conto è che avvenisse direttamente dalla voce di Moro in quelle condizioni, mentre erano aperti i processi, non solo il processo di Catanzaro, ma soprattutto, almeno dal mio punto di vista, quello più delicato, e cioè il processo per il golpe borghese, dove Moro era stato chiamato a testimoniare. Allora il fatto che potesse esistere una seconda versione delle dichiarazioni di Moro in quelle condizioni aveva una portata destabilizzante. Non l'ho detto per questione di tempo, perché appunto eravamo limitati ai 20 minuti. È interessante che quel brano relativo al rapporto tra Andreotti e la CIA non compare nei dattiloscritti, che sono quelli che emergono nell'ottobre del 78, ma comparirà soltanto nel 1990 nelle fotocopie di manoscritto, o meglio nel dattiloscritto, per essere più preciso. C'è una pagina bianca e poi il dattiloscrivente riprende con un altro argomento. Questo è un piccolo indizio, ma è un indizio che intorno a quel passaggio, peraltro è un passaggio molto ragionato, beh, l'avete anche visto da Moro, diciamo, molto stratificato anche linguisticamente, ci sono due versioni, queste cose noi le scopriremmo poi
soltanto nel 1990, questo è un dato di fatto. C'erano e ci furono due versioni della risposta di Moro sul tema della cosiddetta strategia della tensione. Dico, lo scopriremmo con certezza soltanto nel 1990, perché dovete immaginarvi che quando comparvero soltanto dattiloscritte nel 78, è del tutto evidente che chiunque può vergare con una macchina da scrivere un testo e attribuirlo a chiunque. Di conseguenza era molto importante il tema dell'autenticità delle scritture di Moro, un'autenticità che non credo che sia un caso, pur mancando nella sua originalità, nella sua autografia, sarà chiarita soltanto nel 1990 con il ritrovamento delle fotocopie di manoscritto che mostrano inequivocabilmente la grafia di Moro, quando però ormai non importava più a nessuno quasi. Ma perché non importava più a nessuno quasi? Perché la stagione dei processi, che era attiva negli anni 70, per quanto riguarda ad esempio il golpe Borghese, si era conclusa, e si era conclusa con delle assoluzioni o comunque con delle pene assolutamente inferiori rispetto alle accuse possibili. Ecco, voi potete immaginarvi, se siete un gruppo di alti ufficiali dei servizi che sono stati implicati in vicende legate al golpe Borghese, che sono processati e che rischiano l'alto tradimento, e magari sono stati anche implicati con Moro che era consapevole o con Moro che svolgeva anche una funzione dirigente, si trovavano il prigioniero e prigioniero, e un prigioniero che rilasciava delle dichiarazioni, e queste dichiarazioni potevano direttamente o avrebbero potuto direttamente influire sulle loro sorti processuali. Sorti processuali che si giocarono tra proprio il 78, luglio 78, sto parlando del golpe Borghese, e poi l'84 con una assoluzione o comunque con una chiusura della questione. Ecco, è un esempio di quanto queste carte bruciassero, ma non dal punto di vista politico e della dimensione della lotta politica, ma proprio in quella concreta dell'azione giudiziaria che poteva decidere la fine di carriere, poteva decidere il disonore, avrebbe potuto decidere anche delle serissime condanne.